Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi video alternativo, anche perché qualcuno attraverso i miei social mi aveva chiesto di parlare di un po' della mia attrezzatura per escursioni, trekking e cammini. Non ho mai fatto le recensioni, però c'è sempre una prima volta. Quindi eccomi qui a presentare lo zaino che mi accompagna da qualche mese per tutte le uscite. E questo zaino è l'Osprey Talon da 22 litri. Non mi inoltrerò in tecnicismi, ma mi limiterò a mostrare qualche dettaglio e a raccontare la mia esperienza nell'utilizzo costante di questo zaino. Il tessuto è un nylon riciclato idrorepellente, ma non è però impermeabile. Non è dotato quindi di una protezione antipioggia. Comunque posso assicurare che il suo dovere lo fa lo stesso molto bene, anzi mi sono trovato bene più forse nelle stagioni piovose ed invernali che non in estate, dove tende ad essere un po' troppo avvolgente. Lo schienale è molto comodo, ha un'ottima areazione dovuta anche a una struttura regolabile e assolutamente indicato per ogni tipo di altezza. Io mi trovo veramente bene anche perché qui dietro c'è il posto per la sacca idrica e quindi assolutamente una sensazione, oserei dire, ottima. Gli spallacci sono molto comodi e alloggiano qui un taschino piccolo, ma è funzionante secondo me, e ha delle comodissime fasce lombari con delle tasche assolutamente capienti. Io ho zaini, ne ho provati veramente diversi, ma bene così credo di non essermi mai trovato. Sono veramente molto comode. Quindi, che dire, lo zaino presenta una linea semplice ma accattivante, si accede da una parte superiore, ha solo questa cerniera, all'interno molto comodo c'è anche un taschino dove io tendenzialmente tengo o le chiavi della macchina o qualcosa come kit di primo soccorso, e diciamo che è linea semplice ma accattivante e ha il disegno tipico di Osprey, è un inconfondibile marchio di fabbrica, una tasca veramente veramente capiente e generosa, molto grande qua sulla parte frontale, dove si possono mettere anche gli indumenti bagnati, perché adesso vi faccio vedere, eventualmente nel caso si dovessero asciugare, qui sotto ci sono questi fori e quindi una reazione veramente ottima e i fori sono traspiranti. La trama è buona, secondo me anche molto resistente, e si può addirittura alloggiare un caschetto, qui c'è la sua parte apposita, è veramente ben strutturato, fatto veramente bene. Non mancano quindi gli agganci per i bastoncini, eventualmente anche per la piccozza. È uno zaino ben strutturato, qui ci sono sui fianchi altre due tasche generose. E che dire di questo zaino? Io l'ho trovato veramente funzionale. Secondo me è assolutamente versatile, fatto per ogni forma di esperienza outdoor. Secondo me è anche indicato addirittura anche per la bicicletta, per chi fa lunghe distanze e ha bisogno di portarsi dietro del materiale. Lo consiglio, sì, direi che è uno zaino che io mi sento di consigliare, è un acquisto che vale la pena e sì, poi che dire altro? Ah sì, beh, ovviamente qui dietro ci sono tutti quanti i tensori per avere un carico ben distribuito e migliore, ed ecco qui insomma la mia prima recensione all'Osprey Talon. Spero vi possa aver fatto piacere. Se volete altri video di questo tipo, posso fare una playlist che comprende appunto qualche tipo di recensione, e con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana, alla prossima avventura e al prossimo video. Ciao a tutti.